Onorevole Magorno, prima uscita pubblica di Italia Viva in Calabria, quali sono le ambizioni dei renziani in terra calabra? Beh, intanto mi pare che è un'uscita pubblica organizzata dal sindaco di Abrigliano e la facciamo così come sta facendo Italia Viva in Italia in questo momento, su un tema che è il tema della legge di stabilità, il tema dei piccoli comuni, il tema dei piccoli comuni del Mezzogiorno, il tema dei piccoli comuni della Calabria che sperano di trovare risposte e vie d'uscita nella prossima legge di stabilità. Quindi diciamo che iniziamo dal rapporto con il territorio, un nuovo partito che si propone soprattutto nel sud, non può che guardare ai territori e soprattutto a giovani generazioni, a giovani sindaci come Alessandro Porco. Siamo qui in questo comune dove c'è un sindaco giovanissimo proprio per testimoniare che la nostra forza politica nasce per rappresentare le nuove generazioni, gli amministratori, le donne, no ai notabili, ai tromboni, sì a tutti quelli che possono rappresentare la freschezza e la novità in politica. Piccoli comuni, legge di stabilità, prossime elezioni regionali, Italia Viva potrebbe proporre una lista di candidati, sindaci di piccoli comuni. Ma noi guardiamo alla Leopolda, che sarà il momento fondativo di questo nuovo partito, di questo nuovo movimento politico e sarà il momento in cui questo partito si organizzerà. Quindi guardiamo con fiducia alla Leopolda e dopo la Leopolda penseremo al resto. Anche in Calabria, soprattutto in Calabria, viste le vicissitudini, soprattutto al sud, c'è bisogno di dare un senso al cambiamento che vogliamo rappresentare come Italia Viva. Valuteremo se presentare una lista oppure no, o siamo un partito troppo giovane per poter decidere così in fretta.